Ed è Giuseppe Testa che si aggiudica la 25esima edizione del Rally del Molise per il pilota di origini circesi e la quarta vittoria consecutiva dopo aver primeggiato anche nelle edizioni del 2017, del 2018 e 2019 della competizione. Ma andiamo a vedere. La passione per il rally è una componente ormai radicata nel DNA degli appassionati molisani di sport. Non è un caso se il rally del Molise taglia quest'anno il traguardo del quarto di secolo, registrando edizione dopo edizione numeri sempre più consistenti, imponendosi come una nicchia importante nella tradizione del territorio nostrano. Questa 25esima edizione ha visto 67 iscritti, 67 partenti, quindi siamo stati in crescita, un trend che oramai va avanti da 3 anni. Abbiamo esordito nel 2018 con la mia conduzione con 46 equipaggi, 2019 55, quest'anno 67, quindi molta soddisfazione da parte di tutti noi, del team ACI che è riuscito a riportare ad un certo livello questa grande manifestazione, oserei dire. Uno sguardo volto alla tradizione che vuole i contendenti affrontarsi su un tracciato capace di regolare emozioni a piloti e pubblico, ma importanza anche per quanto riguarda la novità, che quest'anno è stata caratterizzata dalla sfida in notturna. È stata una bellissima esperienza, è andato tutto bene, è stata una bellissima gara, tra l'altro quest'anno in versione notturna che riecheggia varie edizioni del rally del passato. Siamo molto contenti, è andato tutto bene, abbiamo utilizzato tutti quanti i protocolli Covid suggeriti dalla federazione e nonostante tutto siamo veramente molto contenti. A strappare la vittoria finale è il driver circese Giuseppe Testa, che per la quarta volta consecutiva porta a casa il titolo grazie ad un all-in che gli consente di primeggiare in tutte e 8 le manche della competizione. Dopo un anno di stop, diciamo che pensavo peggio, invece dopo pochi metri con la vettura abbiamo ripreso subito il feeling, mi sono trovato benissimo e che dire, poi è arrivata la vittoria, abbiamo vinto tutte le prove con un margine importante, quindi che dire, cioè, siamo molto contenti. Le prove molto insidiose visto il meteo che ha fatto la sua parte ignorante. Del resto niente, la gara è intitolata come da qualche anno al nostro amico Giuseppe Matteo che non c'è più e la dedico tutta quanta a lui.